In data 23 marzo l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che abbiamo definito svendi società, una delibera con la quale l'amministrazione voleva razionalizzare il panorama delle società partecipate, delle aziende speciali e delle istituzioni che ruotano attorno al Comune di Roma Capitale. Per noi questa è solo una foglia di fico perché in realtà non si vanno a toccare i veri sprechi, per cui abbiamo ovviamente votato contro, anche perché in questo modo vengono svendute e dismesse una serie di partecipazioni anche rispetto a società o aziende che in realtà avrebbero potuto portare solamente un utile all'interno delle casse capitoline. Vi faccio qualche esempio. La giunta ha deciso di trasformare Farmacap in una SPA, in un'azienda nella quale entreranno dei privati. Questo significa che sostanzialmente l'azienda che prima gestiva le farmacie e che per anni è stata inutile prima di essere utilizzata come bancomat dalla politica, inizierà a essere ristrutturata, cosa che noi auspicavamo. Tuttavia, una parte dell'utile non andrà più solo a Roma Capitale, ma andrà anche ai privati. Perché mi sembra giusto quando si può guadagnare, perché non facciamo guadagnare anche qualche privato? Poi è stata dismessa la partecipazione, o meglio, è stata liquidata la società ADIR, che è l'assicurazione, che è la società che gestisce le assicurazioni di Roma. Ci siamo opposti a questa liquidazione perché in realtà diciamo che questa società praticava delle condizioni assai favorevoli al Comune di Roma. Vi faccio solamente l'esempio del fatto che la società assicura tutti gli immobili capitolini, assicura anche le strade, assicura tutti i sinistri che praticamente possono accadere all'interno della città di Roma e non ha cognizione del patrimonio di Roma Capitale. Chiediamo e abbiamo chiesto all'assessore, senza tuttavia avere risposta, quali sono le società che potrebbero offrire lo stesso servizio. Possiamo suggerire le compagnie telefoniche che ci dicono avere degli ottimi margini di risparmio, tuttavia non so se saranno disponibili ad assicurare un patrimonio del quale non conoscono l'entità. Ancora è stata dismessa la quota di Aceato 2, il 3,95% prima di integrale proprietà del Comune di Roma, adesso è stata girata, sostanzialmente è stata ceduta ad Acea, della quale Roma Capitale detiene solamente il 51%, il che significa che la nostra partecipazione si diluisce, quindi non avremo più il 3,95% ma il 50%, o meglio il 51% di questa quota. Questa quota portava solo utili all'interno delle casse, adesso questi utili saranno divisi tra noi e il socio privato di Acea. Qualcuno ricorda chi è? Due note positive su istituzione e biblioteche e su CAR. Su istituzione è stata seguita la nostra linea, l'istituzione non verrà internalizzata, quindi rimarrà libera sostanzialmente di continuare a operare come ha operato sino adesso, quindi non solo svolgendo un servizio di prestito all'interno delle biblioteche, ma anche continuando a promuovere eventi culturali, eventi anche formativi all'interno delle biblioteche stesse, però saranno attuati e posti in essere tutta una serie di efficientamenti e tagli degli sprechi che possono essere attuati nonostante la differenza di soggetti, quindi anche se l'istituzione rimane tale, e questo per noi è fondamentale perché per i tagli agli sprechi siamo sempre in prima linea. E ancora un'altra nota positiva riguarda la dismissione della partecipazione di Roma Capitale in CAR, Centro Agroalimentare di Guidonia. Secondo il progetto della Giunta, questa dismissione doveva essere preceduta dall'aumento di capitale sottoscritto anche da Roma, il che significa versare 20 milioni all'interno di CAR e poi uscire. Questa soluzione sinceramente non ci sembrava né ragionevole né economica. Abbiamo quindi proposto di dismettere semplicemente la partecipazione senza aderire all'aumento di capitale, cosa che è stata fatta. Quindi quantomeno avremo un risparmio, o meglio, una mancata uscita di 20 milioni di euro.